Buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Ciao a tutti. Buonasera. Sera. Scusate che stavo dando l'accesso. Avevamo scritto di chiedere entro le 4:30, ma... Ciao Marco. Ciao. Come stai? Bene. Pensa che oggi, prima, te lo dicevo prima in chat, ho trovato la vecchia bottiglia della birra Le Carrube, no? Quelle lì piccole con la scritta indelebile. Ah, chissà quanti anni avrà. Tanti, tanti, ma le ho conservate. C'ho anche quello della, cos'era, la belga, un'altra. E poi, qualche tempo fa, a Natale, ho aperto la tua Barley Wine da Home Brewer, che l'ho trovata nascosta dietro delle bottiglie. Ho detto, la Madonna, ho detto, avrà almeno 6 anni, avrà il... Non di meno, però era ancora buona, era un po' ossidata, però è un po' parecchio, penso. Ma ho bevuto cose che sono importanti, quindi la tua era nelle prime tre in media come dai. No, tu mi vuoi bene, dottore. Ma allora, voi dovete sapere che oggi abbiamo come ospite, lo conoscete come Marco Giannino, Ed Brewer di Blon, è stato a Expo, abbiamo assaggiato la sua Timpa e qualche altra Saison che era presente in quell'occasione, ma io e Marco ci conosciamo dai tempi di Forum, dove il suo nickname era Indo con l'H. Forse c'è anche Fabrizio Sisto che dovrebbe collegarsi, c'era anche il buon... Sì, sì, lo vedo. Ciao Fabrizio, ciao a tutti! Ciao. Amica, e qualche altro. Ciao Indù. Allora, adesso ciao. Pian piano. No, visto che come si chiama? È una reunion di Matthew Brewer, che negli anni in cui si cominciava a fare birra, tutti dicevano: ma fate la birra in casa, ma come fate? Ma non è possibile. Cosa prendete? Una pentola a pressione, mettete i grani e poi fate bollire e tirate fuori la birra? Erano quelli i bei tempi. Allora, si sta collegando la gente. Allora, ragazzi... Mi hai fatto una bella sorpresa. Sì. Fate una bella cosa. Chiudete voi i vostri microfoni, così lasciamo aperto solo il mio e quello di Marco, per cortesia. Poi, man mano che entrano le persone, chiuderò il microfono di quelli che non lo fanno. Allora, un attimo che condividiamo... Facciamo finta di essere dei professionisti, ovviamente. Allora, oggi... Ho anche la possibilità di condividere il mio... Sì, se vuoi, sì. Tu, quando vuoi condividere, tolgo io questa condivisione e condividi tu. Va bene, Marco? Sì, vi faccio vedere... Allora, due parole veloci. Fotoporno. Esatto. Boh, meraviglioso. la beer porn siciliana. Allora ragazzi, oggi Saison, che è la birra belga per eccellenza. Noi sappiamo, al di là della bravura di Marco, che è una delle birre amate dagli home brewer, perché nei concorsi, mediamente, quelle che arrivano come stili di birra sono APA e Saison, per la maggior parte. Però spesso e volentieri le Saison non sono Saison, per quanto magari possano essere buone birre. Allora questa, diciamo, questa chiacchierata serve per chiarirci un po' le idee e utilizzare l'esperienza di Marco in questo frangente. Vi faccio vedere una cosa velocissima, prendete nota del meeting della seconda parte, perché Zoom ci permette di fare 40 minuti, poi quando cade il collegamento ci ricolleghiamo con la stessa password con questa stanza, che è quella di Luca Pavan, nostro socio, che è presente. Va bene, prendete nota tutti quanti, la lascio qui ancora un attimino. Chi entra adesso la prego di chiudere il microfono per non disturbare la conversazione. Poi, mentre Marco parlerà, condividerà quello che... Adesso io tolgo tutto questo in modo che lui possa condividere eventuali slide. Lui vi chiederà, lui o interverremo, se ci sono delle domande, uno per volta, ovviamente, in modo tale da non creare confusione. Bene, allora faccio lo stop a questo, in modo tale che quando è il momento opportuno ti inserisci tu con... E ti lascio la parola, non perdiamo altro tempo, abbiamo già parlato troppo. Via con okay. Le Vai Marco. Ok, intanto grazie, benvenuti a tutti. Un saluto particolare a tutti i vecchi compagni di blog, di forum, con i quali abbiamo condiviso i nostri primi passi.
Te lo ricordi Gino, Pinco Pallino? C'è anche Gino. Sì, ma lo sto vedendo, c'è anche Gino. Grande Gino. Cioè, Gino è stato il nostro padre, davvero. Il nostro maestro è stato. Quando noi non sapevamo ancora niente, lui era il tecnico della situazione. Uno dei primi a fare i video sulla produzione. Proprio... Era tecnologicamente avanzato. Comunque lo vedo sempre uguale, eh? Cioè, noi invecchiamo, lui invece ringiovanisce. Ha 26 anni lui. Bene, comunque, bando alle ciance. Allora, devo stare ben attento a cosa dico oggi, perché qua c'è un bel pubblico ben informato, quindi non mi posso permettere di dire minchiate, quindi bloccatevi eventualmente, perché allora le saison sono è uno stile che mi ha sempre affascinato, come diceva Doc quando si faceva birra ai nostri tempi e non sapevamo che cosa, come indicare in quale stile indicare, diciamo, la birra prodotta, scrivevamo saison, perché all'interno dello stile saison era possibile fare un po' tutto, almeno questa era la nostra percezione, ecco, del BJCP. E in realtà lo stile saison ha dei connotati ben definiti, ma la cosa interessante però è che anche storicamente non c'è un vero e proprio stile saison, o meglio, c'è uno stile saison, che uno stile che veniva definito saison storicamente, ma non ha niente a che vedere con quello che oggi intendiamo come saison. E io poi vi passerò anche dei link, se volete approfondire, delle fonti, ecco, che cito. E, come vi dicevo, saison esisteva, uno stile saison, siamo ai primi dell'Ottocento, ma era uno stile che non faceva parte di quello che raccontiamo oggi come le farmhouse della zona delle Noix, quindi una zona sud-ovest del Belgio, ma era uno stile della città di Liegi, ok? E non aveva niente a che vedere con le saison di oggi, perché non era attenuata, quindi aveva un'attenuazione bassissima, un finale dolce, e soprattutto non aveva niente a che vedere con le birre da fattoria, perché Liegi era una città industrializzata già, quindi veniva prodotta in città, era uno stile che prodotto probabilmente sempre con lo stesso criterio in inverno per la stagione estiva, però totalmente diverso da quello che oggi definiamo saison. Al contrario, quello che invece oggi definiamo saison è più vicino a uno stile non definito, che è nato bene o male nello stesso periodo, nelle comunità agricole di questa regione, le Noix, quindi a sud-ovest del Belgio. Birre prodotte in fattoria, birre che subivano anche delle contaminazioni lattiche, perché in fattoria ci stavano anche animali, si produceva formaggio, quindi era facile che i mezzi con cui si producevano erano spesso arrangiati, ed erano appunto birre per il consumo all'interno della fattoria. Quindi venivano prodotte sempre durante la stagione invernale, per la stagione estiva. Durante la stagione estiva arrivavano i saisonnier nelle fattorie a raccogliere il grano, l'orzo, e si dissetavano con queste birre, dalla gradazione alcolica bassa, perché non andavano lì a sbronzarsi, andavano a lavorare, quindi
comunque la gradazione alcolica teneva il prodotto salubre da possibili contaminanti, ma era una bevanda semplicemente per dissetarsi. Ora, il discorso è che di tutta questa storia che vi ho raccontato non esistono dei documenti ufficiali, quindi è una storia che ha un piede nella realtà e un piede invece nei racconti da birreria, da pub, quindi nelle trasmissioni orali. Volevo linkarvi una pagina di un... aspetta, vediamo se posso mettere il link direttamente qui su Zoom, in chat. Ok. Perfetto. Allora, qui si parla un pochettino di quello che vi ho raccontato, e la cosa interessante che volevo farvi vedere è questa qua. Condivido il mio schermo un attimo, che apro. Allora, la cosa interessante che... Eccolo qua. No, questo qua è un documento, la pagina di un menu di una birreria. Come vedete, non si parla, siamo sempre in quella zona lì, nella zona di Charleroi, che è poi il capoluogo, ecco, di regione dell'Hainaut. Non si parla di Saison come stile, come birra, ma c'è un'indicazione su una Brune Saison. Ma vedete anche Brune Ordinaire, Brune Supérieure. Scusate, il mio francese è terribile. Poiché era la stessa birra, ok, però Ordinaire sarebbe quella giovane, Supérieure sarebbe la cru, Saison era la invecchiata, okay? Quindi quella prodotta in un'altra stagione, nel periodo invernale. Mentre compare la grisette come stile più definito. Okay? Le Saison di oggi fanno riferimento più a questo stile qui, alla grisette, più che a quello che veniva indicato come Saison. Le grisette sono più vicine alla Saison odierna, perché caratteristicamente sono molto attenuate, quindi sapete bene che i ceppi Saison mangiano qualsiasi tipo di zucchero presente, attaccano anche le destrine, addirittura col tempo lavorano anche su residui amidacei, quindi alta attenuazione, luppolatura abbondante, attenzione che è sempre legato alla percezione dell'amaro che abbiamo. Se abbiamo meno zuccheri sul prodotto finito, la percezione dell'amaro è maggiore, okay? E poi fondamentalmente erano birre chiare, c'era una presenza di cereali all'interno delle grisette, nell'ordine del 10-20%, partiamo dal frumento, al farro soprattutto, avena, quel che era possibile rimediare in quel periodo. Per quanto riguarda invece la speziatura, non si parla sempre di riferimenti orali, non documenti scritti, quindi si parlava un po' di queste speziature che servivano a coprire
eventuali contaminazioni, infezioni, quindi coprire l'acidità, la rusticità, ecco, del prodotto. E così poi sono entrate nel BJCP queste speziature come possibili ingredienti che non vanno però a coprire il profilo del lievito, che è diventato poi la vera caratteristica delle saison, ma danno una nota di fondo in più per andare a rendere un po' più complesso il profilo. Se ci sono domande, fermatemi pure. Non voglio fare un soliloquio, ma mi piacerebbe che sia una cosa un po' più partecipativa, anche perché ci sono vedo delle facce di gente che di un certo livello, che ha più conoscenze anche di me. Dunque, quello che poi è stato definito come saison nel tempi moderni è qualcosa di molto simile alla saison Dupont, ok? Quella è diventata l'icona della saison moderna. Sì, ok, giustissimo, però molti invece indicano come emblema della, diciamo, delle saison la saison de Pipe della Brasserie Vapeur, che è una delle più, pare la ricetta sia una delle ricette più antiche, quindi che sia proprio legata a quel periodo lì. Blogy è un altro produttore che viene indicato come uno dei più legati a quello stile lì. Diciamo che la Saison Dupont è un po' più moderna, pulita, rispetto a quello che poi dovrebbe essere una Saison, che può portare dietro anche quella puzzetta che va un po' più sul rustico, sul funky, delle note, leggere note sulfure che non vanno però ad invadere troppo, ma che rimangono appunto sullo sfondo. Diciamo è l'imperfezione però resa equilibrata, ecco. Posso intervenire un attimo, Marco? Sì, assolutamente. Allora, gli homebrewer, quando tentano di fare una saison, generalmente, ok, si basano un po' sul grist del BJCP o su considerazioni personali. Lupolatura, speziatura, poi lasciamo un attimo alla fantasia di ognuno. E sì, i lieviti oggi ne abbiamo da secchi a liquidi abbastanza interessanti che svolgono la loro funzione. Allora, secondo la tua esperienza, già partendo dal fatto che per la saison fatta in casa è piuttosto complesso e difficile, perché c'è il controllo delle temperature, perché in teoria, da quello che mi insegnava Toffoli del 32 Vie dei Birrai, loro partivano quei 3 giorni sparati in libera, diciamo, in libera sciarita di temperatura senza controllo, e poi regolavano la temperatura per ottenere la fermentazione, gli esteri che il lievito doveva produrre. A casa noi come ci possiamo regolare? Perché qui siamo un brewer, quindi per gestire al meglio un lievito che è piuttosto focoso. Sì, sì, è tosto anche gestirlo, anche perché il lievito, questo particolare ceppo di lievito poi non si comporta sempre allo stesso modo in relazione ai volumi, quindi a quanto mosto a disposizione, in relazione alla geometria del serbatoio, del fermentatore, perché serbatoi più alti sviluppano, in serbatoi più alti lavora un po' più sotto stress, piuttosto che in serbatoi più bassi e larghi, quindi quando si sviluppano in larghezza. Hai parlato di temperature, ok, è un lievito che regge bene a temperature molto alte, molti lo spingono a temperature anche oltre 30 gradi,
però nell'ambiente home brewing io sconsiglierei di andare a temperature così alte, perché su volumi più bassi, più piccoli, non si comporta allo stesso modo. Non chiedetemi il perché, perché non sono un biochimico, sono un semplice birraio. Comunque ho fatto le mie prove, i miei test con volumi più piccoli, parliamo sempre dei 20-50 litri, non supererei mai 24-25 gradi, ecco, come temperatura, perché poi si va a prendere delle note che vanno un po' più sulla vernice, ecco, non mi viene il termine tecnico. Solvente, esatto, un po' più sul solvente, quindi resterei a temperature un pochettino più basse, soprattutto nei primi giorni di fermentazione, ok? Questo è fondamentale. Partiamo bassi, che okay? Partiamo da 20-21 gradi massimo. Almeno 24 ore deve farle a 20-21 gradi. L'ideale sarebbe 72 ore, poi dobbiamo avere la possibilità di scaldare il fermentatore per portarlo a temperature più alte, perché dopo 72 ore già ha perso gran parte della sua potenza calorifera, il lievito. Quindi l'innalzamento di temperatura con l'energia stessa del lievito si deve sfruttare al massimo dopo le 24 ore. Quindi se vogliamo cavalcare il cavallo imbizzarrito, nelle prime 24 ore stiamo a 20-21 gradi, dopo 24 ore lo facciamo salire da solo, quindi con il suo stesso lavoro. Poi in base anche alla densità iniziale del mosto, quindi a quanti zuccheri ha a disposizione, quanto cibo ha a disposizione per salire. Già dopo 24 ore riusciamo a controllare di più questi eventuali off flavor, okay? Perché il grosso lui lo danno in queste 24 ore. Penso ne avete già parlato avete fatto l'incontro proprio sui lieviti con Tielfo lì, no? Con Tielfo, sì. Quindi lui magari sarà sceso un po' più sul tecnico su questo aspetto qui. Quindi teniamoci stretti all'inizio, poi dopo possiamo aumentare la temperatura senza rischiare di tirare fuori off flavor. Poi sta lì, bisogna anche lavorarci in base a quello che riusciamo ad ottenere, prendere appunti anche sulla degustazione, prendere appunti sulle temperature giornalmente e studiare, mettere in relazione, cercare di mettere in relazione con quello che abbiamo, quindi raccogliamo i dati e cerchiamo di mettere in relazione sul nostro ambiente di fermentazione come lavora meglio. C'è un lavoro che va fatto nel tempo, non si fa una buona saison dall'oggi al domani, anche perché, ripeto, è una birra che deve contenere anche dei, tra virgolette, difetti, ma questi difetti devono essere tenuti a bada e non devono uscire fuori e sovrastare il lavoro del lievito. Quali sono i difetti che dobbiamo evitare? Perché noi facciamo la saison, poi assaggiamo contenti del risultato perché ha fatto esteri, ha dato tutta una serie magari di flavor che ci sembrano interessanti, però noi cosa dobbiamo valutare proprio nell'analisi organolettica in degustazione per capire se ci siamo avvicinati, se dobbiamo fare una correzione o se invece abbiamo cannato completamente, pur se la birra risulti bevibile. Ok, allora, per quanto riguarda gli off flavor, come vi ho detto prima, se c'è qualcosa, ok, se non è
il se non è caratterizzante, ok? Quindi se è una birra dove c'è un po' di zolfo che dà una sfumatura così di un po' di bruciacchiato, ok? Ma se lo zolfo è caratterizzante, quindi puzza, non va bene. E quindi per quanto riguarda gli off-flavor devono stare sempre sotto un certo limite. Per quanto riguarda invece il profilo, ci deve essere un equilibrio tra la parte fruttata e la parte speziata, ma la parte fruttata non deve andare verso la banana, ok? Questa è la cosa un pochettino più complicata, perché solitamente poi, soprattutto quando si va ad alzare troppo la temperatura, si va verso la banana. E il fruttato invece deve essere un po' più citrico, ok? Deve andare più sull'arancia, un po' più su un limonoso quasi. E per quanto riguarda invece il lato speziato, si parte dal chiodo di garofano all'inizio, quel chiodo di garofano poi con la maturazione ha una sorta di evoluzione, va verso il pepe, okay? Che è il sentore classico, il pepato, quindi quella sensazione, che la stessa sensazione di freschezza che abbiamo quando sentiamo il pepe nero, che okay? Non un sentore di pepe nero, ma è una sensazione di freschezza, okay? Quindi anche qui ci vuole un equilibrio, no banana, quindi un fruttato, lì poi sarà anche il ceppo di lievito scelto che andrà, e non solo quello, ma la percentuale di zuccheri, che solitamente la banana esce fuori quando c'è troppo glucosio e quando questo glucosio viene consumato velocemente nei primi giorni di fermentazione, che quindi a temperature troppo alte. Per quello cerchiamo di stare più bassi all'inizio e andare poi via via alzando. Quando il glucosio è terminato, ci andiamo ad alzare con la temperatura, che sapete che il lievito prima attacca i zuccheri più semplici, quindi prima va sul glucosio, quando termina di metabolizzare il glucosio va sul maltosio, maltotriosio, eccetera. I lieviti saison poi hanno un enzima che va ad attaccare anche le destrine. Il diastatico? Sì, esatto, il diastatico, sono appunto lieviti diastatici. Quindi quando finisce col maltotriosio poi comincia a mangiare anche le maltodestrine. E questo crea poi altri problemi, perché quando abbiamo troppa fretta di confezionare, di imbottigliare una saison, ci accorgiamo dopo un paio di mesetti che la carbonazione è andata un po' oltre le nostre aspettative. Quindi o ci regoliamo con lo zucchero da mettere in rifermentazione, sapendo che andrà a mangiare ancora il lievito, eventuali destrine presenti, oppure aspettiamo, quindi con un po' di pazienza, aspettiamo che il lievito finisca, che poi in realtà la fine è sempre un po' troppo lontana da... è davvero è stronzo il lievito, cioè va davvero a mangiare, cioè, che poi dici ma che cazzo hai da mangiare ancora, cioè, non c'è più nulla, ma continua. E sai che io sono arrivato a 1002 e dicevo sì no, ma è possibile, invece si mangia. Io ho misurato anche birre con un anno di shelf life in bottiglia, cioè con un anno di bottiglia, le ho misurate, anche sono sotto 1, quindi 998-993, okay, quindi siamo proprio sotto la densità dell'acqua.
è normale perché un ceppo di lievito che lavora in questo modo deve lavorare in questo modo perché una delle caratteristiche di avere la saison è la secchezza, non ci devono essere zuccheri residui, ma il corpo non deve essere troppo esile, ok? Qui il lievito stesso dà una mano perché produce glicerolo, che i ceppi saison hanno una produzione di glicerolo piuttosto alta, che quindi va a coprire, a sostenere questa mancanza di corpo, mentre oppure va il diciamo la texture un po' più un po' più corposa, possiamo darla aggiungendo dei grani più proteici come del frumento, quindi che con la parte proteica andiamo a sopperire alla mancanza del corpo. Marco, mi chiedono, il sentore, sì, di pepe può essere identificato come una sorta di mineralità abbastanza pronunciata? Allora, la mineralità io la sento, cioè mineralità la individuo come una percezione di gusto, okay? Quindi una sapidità, la individuo in questo senso. Non so, ecco, per mineralità se magari intende qualcos'altro che è registrato nelle percezioni come mineralità. Più che altro, come dicevo, il pepe è più una sensazione di freschezza, okay? Di speziatura fresca che da qui. La mineralità apre un altro discorso che è l'acqua, okay? Anche su questo aspetto l'acqua, un'acqua dura ci aiuta a sostenere la bevuta, quindi a non dare quella percezione di... Guarda, perdonami, la domanda l'avevo fatta io, l'avevo scritta, sì, per non dire. Ciao. Come mineralità, diciamo, io intendevo non il mangiare il pepe e sentire la piccantezza subito, ma è quella sensazione che ti lascia dopo la piccantezza, okay, che ti, diciamo, non ti satura la bocca, ma ti lascia una bocca in una maniera un po' particolare. La bocca, okay, buona, sì. Ah, ok, sì, ok, in questo senso, sì, può essere un... ho capito cosa intendi, non saprei definirlo con una parola, però sì, cioè, è anche una sensazione appunto, ma anche che in retrolfatto la saison stessa ti dà, esatto, sì, perfetto. Domandano, quanti bicarbonati, sì, dovrebbe avere l'acqua ideale per una saison? Allora, quando si parla di bicarbonati dobbiamo sempre far riferimento alla parte del mesh, ok? Quindi i bicarbonati lavorano soprattutto su quella parte lì. Se poi andiamo in eccesso con i bicarbonati ci vanno a dare astringenza in bocca, quindi... Proprio sui bicarbonati io non andrei ad esagerare, cioè, resterei comunque sotto i 150, okay. Più che altro andrei a indurire, tra virgolette, l'acqua con dei solfati o col calcio, o cloruri se vogliamo, un profilo un pochettino più maltato, però... Più che altro su quelli, più che sui bicarbonati. Prendete sempre i riferimenti delle acque, delle zone di produzione, sempre un pochettino con le pinze, okay? Perché oggi sono cambiate tantissime cose. È cambiato il sistema di ammostamento, sono cambiati i malti, quindi la qualità dei malti, quindi prendiamo sempre con le pinze i valori di riferimento. Vedo che c'è un'altra domanda. No, stavo scrivendo. Ah, la seconda domanda. Per il grist si possono usare cereali non maltati e zucchero canditi? Se sì, quando inserire lo zucchero? A fine boil o in fermentazione? Allora, per il grist, quindi cereali non maltati, assolutamente sì.
anzi ci danno una mano appunto con la parte proteica, anche se comunque non andrei sopra il 10% come percentuale sul grist, in base poi al tipo di... Io, per esempio, sulla mia saison, sulla timpa, metto un grano duro, Rossello, che è un grano locale, è molto proteico, quindi sto intorno al 5% come quantità. E zucchero candito, cioè, dipende da quello che vogliamo fare. Se andiamo a fare una... non lo so, una super saison, come le chiamano adesso, quindi con gradazione alcolica alta, lo zucchero candito ci può aiutare a velocizzare un pochettino e dare una mano al lievito, però dall'altra parte rischiamo di appunto dare troppi zuccheri semplici all'impasto, al lievito, e rischiamo di andare poi sulla banana. Quindi sinceramente non credo ci sia bisogno di usare zuccheri nel gris. Basta appunto avere pazienza, tanto il lievito mangia tutto. Cioè io ho provato a fare anche ma proprio per mio sfizio personale, ho fatto il mesh con step unico a 72 gradi, ok? La birra è andata sotto il plato comunque, sotto il plato significa sotto 1400, cioè va a zero comunque, quindi non cambia cambiano i tempi di fermentazione, cambia la quantità, l'entità di lavoro che diamo al lievito, ok? Cioè se lo mettiamo più in difficoltà il lievito comunque si stressa. Davide Cantoni ti chiede come trovi la segale su una saison, aiuta a dare quel tocco di rusticità e quanta ne metteresti? Non sono un grande amante della segale, però sicuramente è forse uno dei grani crudi più indicati per dare rusticità, perché di suo già la segale ha un sentore rustico, che questo sentore ce lo portiamo. Ciò che non mi piace della segale è quella sensazione tattile un po' oleosa che dà in bocca. Questo non mi fa impazzire, però è una mia... Cioè, lì andiamo sulle preferenze. Quindi sì, assolutamente sì, la segale, quante ne metterei? Sì, starei sempre tra il 5 e il 10%, non più di quello. Più 5 che 10. Poi dipende se è maltata o cruda. Magari maltata ci possiamo spingere un po' più su, cruda siamo bassi, 5%, 6%. Ok. Attenzione, manca 1:20, quindi quando cade il collegamento, sì, vi ho riscritto in chat il numero della stanza, ci ricolleghiamo circa 1 o 2 minuti dopo il tempo di uscire e di ripoterci collegare. Saison è un mondo particolare, poi anche tutte le informazioni che troviamo in internet o se sentiamo pareri differenti, tralasciando non perché non vogliamo seguire il B6CP per i concorsi, ma perché se cerchiamo di fare una saison a nostro gusto, deve prima piacere a noi, una volta che l'abbiamo realizzata, poi eventualmente possiamo decidere di partecipare chiaramente a un concorso. Le spezie, quali sono le spezie indicate? Probabilmente la domanda la riaggiorneremo al cadere della linea, però cominciamo. Sì, sì. Allora, spezie, vi rimando... non so se conoscete questo libro, no, non sono pagato da nessuno, sì, però sì. Lo conoscete, c'è anche la versione in italiano che credo sia la 2. Sì, 2. Sì, ok. C'è uno specchietto qui sulla speziatura che è molto interessante, che tra l'altro dà anche... Eccomi.
Vediamo tutti? Eccoci qua. Marco è già in postazione, Marco. Mi sono un po' scurito, ma è un difetto della mia... È il sole della Sicilia, è il sole della Sicilia. Mi abbronzi facilmente. Sono in maniche corte. Immagino. Beh, qui va a momenti, se c'è il sole si può stare in maniche corte, però qui le temperature hanno un'escursione piuttosto rapida e poi c'è l'umidità, ma abbiamo avuto giornate anche freschelle, pur essendo un periodo adesso che è sul caldino. E in Sicilia si fa il bagno fino a novembre se la stagione è bella, qui a novembre... Sì. Se vai a fare il bagno qui a novembre, altro che coronavirus, e polmonite... Quella arriva senza coronavirus. Senza coronavirus. Ok, più o meno quindi, ci siamo, quindi riprendiamo con le spezie che stavamo dicendo, quali sono le spezie più consigliate, più indicate, più diciamo idonee per questo stile. Sì, quindi vi stavo dicendo, vi rimando ecco a questo... Devo firmare ancora. Aspetta che adesso Luca zittisce chi è che è entrato e tiene il microfono aperto. Perché... Ok, vai, scusa. Ok, Marco. Quindi vi dicevo, vi rimando a questo schemino che è molto interessante su questo libro. Tra l'altro dà anche le quantità consigliate per l'aggiunta di spezie, perché ricordiamoci che il protagonista è sempre il lievito, che le spezie vanno a rendere un po' più complesso il profilo, ma non devono, non bisogna andare a sovrastare il profilo del lievito. Esempio, se io metto della scorza d'arancia, non devo sentire la scorza d'arancia, ok? Ma devo sentire sempre quel profilo pepato, un po' rustico, con una nota finale di scorza d'arancia un pochettino più presente rispetto alla nota. Quindi vi rimando a questo, se ce l'avete, se non ce l'avete, poi magari vi faccio avere, tanto non penso che qui Marcoschi si offende se gli rubiamo. A che pagina è, Marco, che poi i soci glielo mando 165 io. Della versione inglese, non so se poi cambia. Comunque, dopo guardo. Brevemente sono elencate tra le più consigliate coriandolo, cumino, arancia amara, zenzero, grani del paradiso, anice stellato, buccia d'arancia dolce. Ovviamente sono dei riferimenti, poi non è la Bibbia, ok? Se poi vogliamo fare una saison con i fiori di Sambuco, che tra l'altro esistono, mettiamo i fiori di Sambuco, vogliamo utilizzare... buccia di pompelmo, dei limoni. Buccia di pompelmo, di limoni, cioè in Italia abbiamo un'ampia scelta in questo senso. L'importante è sempre rispettare i canoni generali, ok? Non andiamo a esagerare. Qui in Sicilia c'è un produttore che adesso è una beer firm che fa una birra, una saison buonissima, mette tre pepe, un pepe nero, un pepe verde, un pepe bianco, quindi tre diciamo grani di gradi di tostatura, di maturazione del pepe. Ma i primi esperimenti, io non ricordo, da un brewer che andavo a fare il giudice ai concorsi, ha portato una birra che mi ha annullato poi tutto il resto, perché sentivo solamente pepe, ok? Quindi ok dare una sfumatura, però non andiamo a caratterizzare con la spezia, a meno che non facciamo un prodotto che voglio fare una saison caratterizzata con questa spezia, che è liberissimi, non andiamo a uccidere nessuno, ecco, quindi Raffaele ti chiede: quale lievito usi in birrificio tu? È un tuo lievito che hai selezionato o uno dei lieviti che possiamo trovare anche noi? Allora, io lavoro molto col French Saison, ok, di Atechnos. Mi sono trovato molto bene anche col Fermentis, col Saison della Fermentis. Inizialmente lavoravo col French Saison di Mangrud, che secondo me è molto interessante e tra tutti è quello che magari probabilmente ha una produzione di glicerolo inferiore, perché rende molto molto
molto secca la birra, ma anche il corpo rimane un po' watery. Però ha un interessante finale citrico che dà questa sensazione di acidità molto molto interessante. La Fermentis cos'è? Il BE254? BE134. Ah, 134, sì. Sì, 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 sì. Secondo me è un ottimo lievito che tra l'altro permette anche di, in base alla temperatura alla quale lavora, permette di caratterizzare anche birre differenti. Cioè con lo stesso grist si possono andare a lavorare birre differenti, che temperature più basse dà uno speziato molto interessante, che appunto parte dal chiodo di garofano e poi va sul pepato. A temperature più alte invece tira fuori un bellissimo fruttato. Temperature troppo alte va sulla banana, quindi stiamo sempre attenti, ok? Io è quello là che, cioè io non sono assolutamente contro i lieviti secchi, ok? Sono però soprattutto su questo genere di birre. Piuttosto magari il lievito secco lo eviterei su birre dove ho bisogno di far partire subito la fermentazione, ok? Quindi magari su una pale ale con tanto luppolo che devo cercare di non far ossidare, una bassa fermentazione andrei subito con, cioè che magari è più delicata, quindi andrei con un liquido già attivo che fa partire subito la fermentazione. Ma per una saison dove comunque l'ossigeno non gioca, anche perché il lag time del lievito secco saison è molto molto ridotto, quindi appena inserito, anche non reidratato, quindi messo direttamente a secco dentro il mosto, riesce a partire in poche ore già con la fase di lag time, quindi c'è già una protezione che dà il lievito stesso. E ho notato anche sui tempi un pochettino più lunghi che questo suo continuo lavoro dà anche una protezione contro le ossidazioni, quindi tiene la birra più protetta. Nel grist, come malto base, cosa possiamo utilizzare che è più indicato? No? Perché abbiamo diversi malti base, non sono tanti, però qual è il preferibile usare? Pensando poi che andiamo magari a usare dei cereali o maltati o non maltati che hai indicato prima. Ma io starei sul pils, ok, in assoluto. Io mi trovo molto bene col Dingemans, anche perché ha il colore non sempre è chiarissimo del Dingemans, a volte tende un pochettino su delle note un po' più scurette, però ha un bel profilo mielato che si sposa bene con quei lieviti belgi. Sì, comunque andrei sul Pils come malto base. Poi se volete la bozziamo pure una ricettina così, anche perché c'è un altro aspetto del lievon che è molto interessante. E vediamo, poi vi inoltro il link così lo vedete pure. È una scheda della Lallemand. Ok. Magari vi faccio vedere anche, c'ho lo share. Ok, allora se vedete qui hanno fatto uno studio sulla biotrasformazione che effettua il lievito sulla come si chiama, su una molecola del
del luppolo, la cosiddetta glicosidasi, quindi che è quel processo che poi viene sfruttato nelle New England, nelle New England IPA, ok? Quindi quel processo che permette di liberare questa molecola aromatica che è legata a una molecola di glucosio. E non tutti i lieviti hanno la capacità di scindere questa molecola, infatti i lieviti utilizzati per le New England, che sono questi che vedete a destra in basso, hanno questa capacità, qui c'è la soglia, ok, sopra la quale i lieviti hanno la capacità di scindere questa molecola, quindi hanno l'enzima che scinde questa molecola. Se vedete il bel saison è addirittura più alto il livello, ok? Quindi il lievito saison ha questa capacità, cioè i ceppi saison hanno in generale questa capacità di scindere la molecola. Quindi se noi andiamo a fare un dry hopping proprio all'inizio della fermentazione, fate la prova, andrete a tirare fuori anche una componente aromatica di luppolata che è diverso dal classico dry hopping. È una cosa molto interessante. Io faccio un'altra rivelazione sulla timpa. Io metto del Mosaic il secondo giorno di fermentazione, quindi ma ne metto pochissimo, parliamo di 0,05 grammi per litro, okay. Questa aggiunta qui, il secondo giorno di fermentazione, mi permette di dare una nota fruttata che richiama un po' la pesca o il passion fruit, quindi va un po' sul tropicale, sull'ananas, che tra l'altro rimane anche dopo 2-3 mesi, i classici 2-3 mesi, dopo i quali il dry hopping va un po' a decadere. Quindi è un esperimento interessante da fare sulle saison, anche abbondare un pochettino. Ho fatto una grisette che è stata una one shot finora, ma che riproporrò, dove ho abbondato un pochettino di più, e il profilo è interessante perché non va a fare a pugni con col profilo del lievito, ma diventa un tutt'uno, ok? Quindi è un vi consiglio assolutamente di provare se non l'avete già fatto prima di me. E il Fermentis BE 134 o il Bel Saison della Lallemand sono lo stesso ceppo o sono due ceppi diversi? Credo siano diversi. Ora non ho un ricordo chiarissimo del Bel Saison perché non lo uso da parecchio tempo. Comunque non ricordo che l'avevo abbandonato perché quel fruttato che un po' mi ricordava la pera cotta, non lo so, era un fruttato che non mi piaceva, probabilmente anche per errori miei, attenzione. Comunque il BE134 è quello che tu consigli in casa come BE134? Sì. Okay. Tra i due sì, preferisco, ma può essere sempre una mia preferenza personale, attenzione, non è... Io sono sulla tua preferenza, che ho usato il BE134 e mi è piaciuto molto. Sai che a Expo tu hai partecipato, facciamo la birra con i birrai, ho fatto la Saison, sì, quella di Malthus Faber, e mi ha fatto usare questo e sono rimasto enormemente soddisfatto del profilo ottenuto. E quindi sì, è stata una scelta lieve, indovinata. Sì. Matteo Medda chiede, consigli un profilo di mesh particolare? Potrebbe starci un Feruli Cresta e poi mesh monostep intorno ai 64? I malti che abbiamo malti perso. Ripeti. Mi sentite? Perso, ci siete? Sì. Ah, ok. Allora, dicevo, oggi con i malti che abbiamo a disposizione io andrei sulla semplicità, ok?
provate a fare anche un monostep a 67-68 gradi. Ripeto, io ho fatto un monostep a 72 gradi con tanto di grano duro all'interno. Non ho, a parte, diciamo, da parte i tempi di fermentazione che si sono leggermente allungati, non ho sentito particolari differenze. Proviamo a ipotizzare una ricetta. Assolutamente sì. E allora, e magari facciamo questa prova di aggiungere il luppolo a inizio fermentazione. Ok. Sì. Allora, quindi di base io partirei sempre dal Pils come malto base. Allora, io quando strutturo le ricette e do le ricette, non mi piace parlare di chili, grammi per litro, chili. Io mi pongo come riferimento, un obiettivo, il grado plato, quindi la densità iniziale da raggiungere. Poi ognuno conosce il proprio impianto, ognuno sa qual è l'efficienza del proprio impianto, quindi sa quanto malto aggiungere. Okay? Quindi partendo da quello, io andrei, facciamo qualcosa di semplice, leggero, non troppo forte, quindi non troppo alcolico, resterei su 1048 massimo come OG di partenza, ok? Con una base di Pils e se vogliamo dare un'altra nota, andiamo con la mia odiata segale, ok? Mettiamo il 5% di segale. Quindi Pils 95%, 5% di segale. Maltata o non maltata? Non maltata, cruda. Top. Non andiamo a mettere tutti i vari cara, non servono a nulla. A meno che non vogliamo dare una sfumatura di colore o con dei cara un pochettino più tostati, anche delle note che un po' richiamino il caramello, ma non li trovo fuori, okay, dai connotati dello stile. Mettere un caravirs è totalmente inutile, perché andremo ad aumentare le destrine, ma il lievito le mangia lo stesso, quindi il corpo comunque non lo andiamo a toccare. Quindi Pils e segale come grist di base, 95% e 5%. E per quanto riguarda la luppolatura, a me piace giocare con dei luppoli nobili per l'amaro, okay? E poi in aroma andare anche su oltre il continente, quindi andiamo anche su un luppolo americano, australiano, qualcosa di più tosto, aromatico. Ok, che poi ce lo andiamo a riportare anche diciamo all'inizio della fermentazione. Quindi per l'amaro, a me piace molto l'amaro del Ken Golding come base. E anche qui, inutile dirvi quanti grammi di luppolo mettere. Andiamo piuttosto a lavorare sulle IBU e soprattutto sul rapporto BU-GU. Ok? Allora, BU-GU, sappiamo che se andiamo a mettere la metà, quindi cioè se andiamo a mettere su 48 di partenza 24 IBU, okay, abbiamo un rapporto di BU-GU di 0,5, okay, quindi siamo in equilibrio in teoria, okay, sul profilo finale. Ma dobbiamo stare attenti, perché in questo caso l'equilibrio va più sull'amaro, perché durante la fermentazione il lievito va a
tagliare molta più componente zuccherina, quindi va più a puntare verso l'amaro. Quindi stiamo attenti in quel senso. Quindi con 1048 già un 24-25 abbiamo un profilo tendente all'amaro, ok? Sulla pizza, che se ci piace va benissimo, a me non dispiace assolutamente, quindi teniamo quello come riferimento, cercando però di stare intorno ai 10-12 IBU per la parte dell'amaro. Scusate, accendo una luce perché sto diventando proprio scuro. Sembravi un black brewer. sì, arrivo. Non è cambiato nulla. Vedo che non è cambiato nulla, allora mi punto in faccia il fare la torcia del telefono. Okay. Sembra quasi il personaggio di un film horror che arriva. Ok, quindi quanto IBU in amaro, scusami la prima gittata. 10-12, non andrei oltre. Minuti di bollitura? 60. Okay. Quindi a inizio dei 60 mettiamo 10-12 IBU. Ok. Come aroma lascio scegliere a voi quello che preferite. Tu dacci qualche esempio, tanto per capire su cosa allora, ci possiamo orientare per avere un profilo interessante. Io insieme al Ken Golding adoro per esempio l'amariglio, che tra l'altro sulle saison secondo me sta molto molto bene. Anche un Centennial, il classico Cascade e Ken Golding insieme secondo me sono un'accoppiata vincente. Comunque andiamo sull'amariglio. Ok. Quindi andiamo sull'amariglio, ci concentriamo con la gittata sul Whirlpool, ok? E poi ce l'andiamo a portare un po' anche all'inizio della fermentazione. Ok, però dei 20-25 IBU li completiamo con la gittata in Whirlpool o alla fine negli ultimi 5-10 minuti. Ok, se volete possiamo anche dividere le due gittate per dare un'intensità che va a prendere anche un po' l'amaro dell'amariglio. Quindi quando noi abbiamo finito il boil, quando la temperatura scende intorno agli 80-85, buttiamo gli altri e poi esatto. Dopo quanto tempo facciamo partire il Whirlpool? Allora, mi fermerei almeno 15 minuti, 10-15 minuti. Perfetto. Sì? Dopodiché, sì, lievito, visto che l'abbiamo nominato, ci teniamo il Fermentis, ok, B134, gettiamo il lievito, appena parte il lievito, mettiamo dentro, con l'amariglio andrei su un grammo litro, 0,8 un grammo litro di amariglio. Lasciamo andare, se poi vogliamo ancora aumentare la componente luppolata, ne possiamo fare un'altra aggiunta più tardi, quindi nella fase di maturazione, ma io la terrei anche così. Io preferisco sempre avere un equilibrio, io punto sempre all'equilibrio. Con questa gittata di amarillo all'inizio fermentazione, noi dobbiamo considerare questa gittata nel calcolo dell'IBU? No. No. Quindi calcoliamo solo nella gittata che facciamo pre-Whirlpool, esatto. Mentre questa è un'aggiunta solo aromatica. Esatto. Ok, grazie. Poi fermentazione da 1048. Partiamo da una temperatura di 20 gradi, ok? Dopo 24 ore lasciamo libero, però per lasciamo libero dobbiamo sempre stare attenti, non deve arrivare a 24 gradi l'indomani, ok? Dobbiamo far salire di un grado al giorno, quindi
per me in Sicilia magari sarebbe complicato, però credo che ancora in questo periodo per voi c'è la possibilità di tenere un pochettino più la temperatura a bada, quindi un grado al giorno, fino ad arrivare a un massimo di 24-25 gradi, non andiamo oltre. E dopodiché, allora, cosa faccio io in maturazione? Quando arrivo, quando vedo che il lievito ha fatto il grosso del lavoro, per grosso del lavoro intendo che da 1048 arriviamo intorno a 1008, 1010, 1008, quando arriviamo a quella temperatura lì cominciamo a scendere, ok? E ci stabilizziamo a 16 gradi. E dopodiché aspettiamo. Aspettiamo, da 1048 arriveremo a 1000, secondo me a 1200 finali. Quindi se non sono 1200 sono 1400. Comunque aspettiamo, e in rifermentazione, considerate che io in rifermentazione metto, oggi utilizzo da 3,2 a 3,5 grammi per litro, però sui miei volumi è differente. Questa è stata la mia prima sfida quando sono passato a volumi più grossi, che è lavorare con meno zucchero in rifermentazione. Io comunque starei tra i 4 e 4,5, 5, considerando il fatto che dobbiamo tenerla in bottiglia almeno un paio di mesi senza toccarla, perché questi due mesi andrà a maturare, quella sensazione di chiodo di garofano si attenuerà e andrà più sul pepato, e uscirà meglio il profilo. Se sentite note sulfure troppo alte, perché capita col B134, magari fate un travaso, ok? Io di solito consiglio di evitare quanti più travasi, cioè magari fatene uno solo prima di imbottigliare, ok? Però se le note sulfure sono troppo alte, aggiungete un travaso, quindi fate un primo travaso, ok, poi dopo un altro per l'imbottire, ma già con un travaso dovrebbe andare via. Non so se voi saturate prima, mettete dell'anidride carbonica dentro il fermentatore prima del travaso, o sfruttate l'anidride carbonica che si sviluppa durante la fermentazione per saturare l'altro serbatoio dove andrà poi la birra. Guarda, cosa che vi consiglio di fare. Guarda caso, abbiamo Davide Cantoni, Rovit Beer, giovedì faremo quello sulla contropressione. Molti di noi sono diventati seguaci di questa filosofia, ovviamente attrezzandoci con bombole di CO2, fusti, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente c'è chi usa questa metodica per ridurre quella che può essere la ossidazione dovuta all'ossigeno che magari vai a buttarci dentro con le varie operazioni, con la strumentazione che abbiamo a casa. Quindi, però la contropressione dimenticatela per quanto riguarda le sesonne, ok? Ok, quindi le sesonne vanno rifermentate. No, in fusto va rifermentato. Ok. Però una cosa interessante è sfruttare l'anidride carbonica che si sviluppa durante la prima fermentazione per andare a saturare l'altro serbatoio dove andrà poi la birra dopo il travaso, che è una cosa che faccio spesso perché io lavoro con dei serbatoi a fondo piano, quindi non spurgo, faccio il travaso, e tra l'altro oltre all'anidride carbonica vi andate a portare anche tutto le componenti aromatiche che vengono sparate fuori durante i primi giorni di fermentazione, ve le andate a portare nell'altro serbatoio. Per l'altro serbatoio poi lo tenete in frigo, quindi a temperatura bassa, tutti questi vapori si vanno
sublimare, credo, non so qual è il termine esatto. Sublimare. Esatto, vanno a sublimare, quindi vi portate, vi andate a reinserire tutte le componenti aromatiche dentro la birra, tutto quello che avete perso prima. Quindi praticamente dal fermentatore, una volta che è finito tutto, se andiamo in fusto, andiamo direttamente in fermentatore a circuito chiuso, e anche il fermentatore chiuso, in modo da sfruttare quella forza. E il gorgogliatore va messo nell'altro fermentatore. Sì, la valvola di sfiato. Ovviamente sanificato. Questo vabbè, lo do per scontato. No, non credere. Non diamo per scontato nulla nel mondo ombrivo. Benissimo, poi le imbottigliate un paio di mesi e poi me ne mandate una bottiglia perché la voglio assaggiare. Assolutamente, questa sarà una cosa che faremo. Allora, ci mancano 8 minuti per finire questa sessione, quindi se avete qualche domanda da fare a Marco, che appena sarà finita queste quarantene, non la prossima edizione, ma più avanti, noi lo richiameremo come ospite Expo, perché sicuramente vai, un bellissimo Gino. Ricordo. Sì. Anche noi. Gino, vai. Marco, usando Gino, le tue parole, che quando te dici questo lievito stronzo che mi mangia tutte le destrite, le non danno solo corpo, descintore di dolcezza. Esatto. Sì. Ora, come armonizzi con l'amaro? Appunto, bisogna stare un pochettino più bassi. Ora abbiamo fatto l'esempio di una ricetta dove comunque l'amaro sarà abbastanza presente, abbastanza intenso, ok? Anche perché ultimamente il gusto si sta spostando verso un po' più verso l'amaro, il gusto in generale. Però sì, andiamo a limitarci con le aggiunte di luppolo, quindi stiamo un po' più bassi. Ma poi tu lo sai meglio di me, cosa mi chiedi? Io ho imparato da te, e tu fai le domande a me. Ah, adesso abbiamo capito perché fai bene le season. Mannaggia! Ma ce le ha fatte di strada! A furia di andare avanti e dietro dalla spiaggia al birrificio a Ragusa... Guardate ora lì, guarda! Grande! Altre domande, ragazzi, forza, mancano 6 minuti e mezzo. Fabio, avevi una domanda? Prima vedevo che avevi scritto qualcosa. Sì, sì. Senti? Sì, sì, ti sento. Sì, no, non ho capito bene la cosa del fermentatore fusto, non l'ho seguita bene. Allora, anziché mettere il gorgogliatore sul fusto, metti un tubo e colleghi il tubo al rubinetto di un altro serbatoio, di fermentazione, ah, ben sanificato. Ok, quindi tutta l'anidride carbonica che esce fuori dall'inizio dei primi giorni di fermentazione la vai a mettere dentro quell'altro fusto. Attenzione, in un giorno, 2 giorni massimo, già è saturo di anidride carbonica, quindi puoi scollegare, anche perché dopo il secondo giorno comincerà lo zolfo a uscire fuori e quello non te lo vuoi portare dietro. Quindi primi due giorni passi là, dopodiché chiudi tutto e lo metti al fresco, lo tieni al fresco, quindi tutta questa parte e tutti i vapori si vanno a sublimare, diventano liquidi, si rimiscelano poi quando vai a effettuare il travaso. Devono stare alla stessa temperatura durante questa operazione? Durante questa operazione non ha importanza che stiano alla stessa temperatura. Quando stacchi il serbatoio, quindi quando l'hai riempito di anidride carbonica, sì, lo metti al fresco. Okay, quello con l'anidride carbonica va al fresco. Fabio, perché abbiamo tante domande, minuti. Chiede Andrea Pravato, lo zucchero per la rifermentazione lo aggiungo nelle bottiglie o nel fusto? Nel fusto intendi, quindi nel... Si fa la rifermentazione in fusto. Io sì, consiglio sempre in fusto, cioè tutto insieme, non bottiglia per bottiglia. È consigliato fare il cold crash prima di imbottigliare? No, cioè io dai 16 scendo massimo a 12, non vado
troppo in basso. Se poi è davvero sporca, quindi c'è tanto lievito in sospensione, allora fai qualche giorno in più a temperature più basse, ma non andiamo troppo in basso, perché poi se andiamo troppo in basso andiamo a far entrare ossigeno. Quindi... Okay. Altre domande? Approfittate che avete 2 minuti. Vai, Frafò. Ciao, ciao Marco. Grande. Se volessi, sì, sto ricominciando, ho appena fatto l'ordine. Se volessi dare un po' più di funky, un po' più di sregolatezza magari, che mi dà verso quell'acidino carino che hanno alcune farmhouse, eccetera, quello, quell'origine a cui ti riferivi delle prime season, azzardo con un altro tipo di lievito o faccio sballare la temperatura a questo? Usa il Brett. Metti il Brett. Bretta. Qual è... però il fermentatore poi non lo usare per nient'altro. E non può, brettarlo, no? Come fa l'Orval una volta messo in... anche sì, in bottiglia, però se c'è troppo residuo zuccherino ti va a creare un po' di sospensione sulla superficie. Guarda, io ho usato l'American Farmhouse Elise di White Labs, che è un mi è piaciuto, secondo me la saison che mi è riuscita meglio a questo punto, per quello utilizzata con cui ho utilizzato l'Omega, il Seisenstein, blend di due lievi. Però sono tutti ceppi che purtroppo non ho approfondito benissimo, perché poi sono usciti in una fase in cui io purtroppo ho abbandonato le pentole casalinghe e difficilmente me le vado a mettere in birrificio. Sei passato alle MC direttamente tu, quelle lì che... sì. C'era il Trois, quello là di... Qual era? Quello che simulava un po' il Brett. Che poi non era un vero e proprio Brett, quello di White Labs, che è interessante pure, per dare un po' di fun. Fabio, puoi ripetere quale lievito hai usato in rifermentazione? Parli con me? Sì. Allora, io diciamo buoni risultati ne ho avuti con due lieviti, l'Omega e il Seisenstein. È un blend di due lieviti, un ceppo francese e uno... belga, volendo andare, come dire, un pochettino a essere coraggiosi, utilizzare il Brett, l'American Farmhouse Ale di White Labs. Ok, grazie. Scusate, dico una castronata, ma per dare quella freschezza simile a volte anche all'acidità, sì, ci vado magari con un po' più di frumento, e quindi senza rischiare poi certi lieviti aggressivi, e vado di frumento appunto, e mi rimane che in certe season l'ho sentito appunto quella puntina fresca quasi acida finale. Sì assolutamente, però Fritz parlava anche di profilo aromatico un po' funky, col frumento dai anche assolutamente dalla freschezza, e sicuramente è utile in questo senso. Vi devo anche con la segale un po' Anche la sera, ok. Scusa Marco, devo stopparvi perché mancano meno di un minuto, vorrei che facessimo i saluti perché non caschi immediatamente la linea, che sembra brutto non salutarci. Marco, grazie, ci riaggiorniamo perché sicuramente noi continueremo non con questo ritmo in quarantena, ma anche più avanti sfrutteremo le tue capacità e la tua voglia di tornare a essere... A disposizione, assolutamente. Un saluto a tutti quanti, un saluto a Marco e ci vediamo grazie giovedì. Grazie. Ciao Indu! Grazie a tutti. Ci vediamo giovedì con Davide Cantoni. Ciao Marco, ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie. Prendi un po' di luce.